veramente belle anche le slide, sono un commento a margine. E sicuramente è un progetto importante, insomma, una realtà molto strutturata, quella di Unibon, insomma, quindi una bella esperienza, veramente molto interessante. Passiamo al prossimo intervento di Nicola Marighelli di Retardo. Ci spostiamo su un altro tema, ci spostiamo sul tema del PNRR, quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nicola ce ne parlerà, perché il PNRR, tra le varie forme, come dire, di le varie linee di intervento, c'è anche quella della digitalizzazione del sistema paese, della pubblica amministrazione. E Nicola ci parlerà del lavoro che abbiamo svolto e anche di come abbiamo usato Poiplone in questo contesto. Prego Nicola, adesso vediamo se riusciamo. Tutto bene? Ok, allora vediamo di posizionarmi senza stare troppo davanti alle slide. Allora, buongiorno a tutti, faccio magari allora volevo presentarmi un attimo. Appunto, sono Nicola Marighelli di Retartle. Io in quest'ultimo anno ho fondamentalmente seguito tutti i comuni che hanno deciso di adeguarsi alla misura 141 finanziata grazie ai fondi europei del PNRR. E, oggi volevo parlare con voi un attimo di questa esperienza, quindi fare un po' di retrospettiva, cioè un anno dopo raccontarci com'è andata, che cosa è andato bene e soprattutto, insomma, quello che ci ha lasciato anche l'esperienza e sicuramente anche quella che è stata poi la sfida principale, cioè che è sempre stato essere pronti al cambiamento, perché queste linee guida sono cambiate costantemente nel tempo e quindi bisognava essere reattivi sia con lo strumento, quindi in questo caso Plone, ma anche come persone. E ovviamente come Plone poi è la suite per la PA che abbiamo realizzato in Retartle e le sue possibili integrazioni ci abbiano aiutato in maniera veramente funzionale ad apportare a casa l'obiettivo assieme agli enti che hanno deciso di intraprendere questo percorso con noi. E ovviamente per chiudere le prospettive per il futuro, perché si stanno aprendo altri orizzonti grazie alle nuove linee guida per le aziende sanitarie, e poi qua ci sarà appunto dopo poi anche Luca Dall'Acqua che potrà raccontarci la loro esperienza diretta come ASL Ferrara. Però prima di partire, magari per chi chiaramente non sa bene di che cosa stiamo parlando, volevo accennarvi che cosa sono appunto queste linee guida la 141. Le linee guida della 141 si appoggiano chiaramente delle linee guida precedenti realizzate da Agide, dal team di trasformazione digitale, e praticamente sono inserite dentro il progetto Next Generation EU e prevede un aggiornamento appunto di queste linee guida per arrivare a un concetto di uniformità su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda gli enti locali. In questo caso stiamo parlando di comuni, perché noi come Retartle abbiamo deciso di lavorare solo con i comuni e non con le scuole. E il modello comuni si struttura poi in due, diciamo, sottomisure, possiamo chiamarle così. La prima è cittadino informato, cioè quella legata alla realizzazione del sito web. E l'obiettivo, questo è un estratto che trovate qua, l'ho preso proprio dalla documentazione, dice: l'obiettivo del presente avviso è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili, accessibili, secondo il modello del sito comunale. Cioè bisogna arrivare a un'uniformità in modo che dal comune più piccolo al comune più grande il cittadino arriva e sa dove trovare in maniera puntuale, chiara e semplice le informazioni che sta cercando. E poi c'è l'altra parte di misura, che è cittadino attivo, che sono i servizi digitali, cioè vengono messe a disposizione una serie di materiali, di workflow e anche di grafiche per realizzare dei servizi dove è possibile richiedere un procedimento tutto esclusivamente in forma completamente digitalizzata tramite identità digitale. Praticamente il cittadino non dovrà più recarsi presso uno sportello per richiedere un qualsiasi tipo di servizio, o comunque i servizi che il comune decide singolarmente di attivare. Quindi veniamo poi invece al succo di questo talk, che è un anno dopo, un po' di retrospettiva. Quindi sicuramente la prima cosa che vi posso dire, questa esperienza ve lo giuro l'ho toccata con mano, è che l'approccio proattivo che abbiamo adottato con gli enti si è rivelato estremamente vincente. Per approccio proattivo cosa intendo? Che abbiamo guidato una revisione dei contenuti assieme ai redattori stessi del comune, abbiamo fatto delle sessioni mirate di formazione e abbiamo usato anche un approccio di checkpoint costanti per monitorare lo stato di avanzamento lavori direttamente con i redattori. E per quanto riguarda la revisione dei contenuti, adesso qua non so se riuscite a vedere bene, però ho fatto uno zoom qui,
Questo che cos'è? Un semplice foglio di calcolo dove noi abbiamo destrutturato un tipo di contenuto che potrebbe essere una notizia, in questo caso è un ufficio, perché le linee guida cosa definiscono? Definiscono ogni tipo di contenuto, come deve essere strutturato e quali sono i suoi componenti obbligatori o facoltativi. Per agevolare i redattori in questo passo, in questo cambiamento, passo passo, abbiamo predisposto questi fogli di calcolo in modo da ristrutturare il contenuto che magari spesso in un sito, magari pre linee guida, era un unico foglio di testo, no? Quindi le informazioni erano in questo unico flusso. Invece, per questi nuovi criteri di conformità, e dopo poi vediamo cosa sono, i contenuti devono essere strutturati con dei singoli elementi facoltativi. Noi facendo così ci siamo resi conto che magari allungava un po' i tempi di intervento redazionale, ma serviva anche al redattore stesso per comprendere poi come lavorare con i contenuti, con il nuovo sito e con la nuova interfaccia. Formazione mirata, adesso a parte il mio faccione qua in call, abbiamo fatto queste sessioni di formazioni mirate per la comprensione delle linee guida stesse, cioè quindi non sull'utilizzo del CMS, erano proprio delle sessioni per capire che cos'era una scheda servizio, come bisognava strutturarla, perché il menu era strutturato così, e anche questo è stato estremamente utile perché appunto non era stato solo il classico bisogna fare così, ciao, grazie, arrivederci, invece bisogna fare così perché ci sono delle motivazioni dietro e ne guadagneremo tutti anche a livello di usabilità e di lavoro dell'operatore stesso, del redattore stesso. E i checkpoint costanti nel tempo, abbiamo semplicemente fatto degli incontri magari variabili da un'ora a due ore dove si monitorava il lavoro svolto per correggere eventualmente il tiro, per affrontare dubbi emersi o altro, ecco, insomma. Questo approccio, qualcuno qua in sala secondo me dopo lo potrà confermare, si è rivelato estremamente utile e funzionale. E quindi dicevamo che la sfida principale di tutto questo, di questa avventura, è stato il cambiamento, perché queste linee guida sono variate anche nei propri criteri di conformità. L'ho detto anche prima, i criteri di conformità sono fondamentalmente una lista di to-do, di cose che bisogna fare per poi ottenere questi fondi europei. Se uno non rispetta questi criteri di conformità, semplicemente non porta a casa il finanziamento del PNRR. Quindi questo cosa ha comportato? Ha portato ovviamente uno studio costante di queste linee guida e dei loro criteri, e di conseguenza anche una forte flessibilità dello strumento, quindi in questo caso Plone, e anche del team, ma per team intendo sia noi come Red Turtle, ma anche i redattori degli enti stessi. E ovviamente un controllo e revisione dei contenuti secondo nuove necessità, perché magari veniva aggiunto un campo obbligatorio che prima era facoltativo e quindi bisogna andare a ripassarsi uno a uno tutte le schede, molto proprio detta senza francesismo. E quindi studio costante delle linee guida, ovviamente questo che vedete qui è il portale Docs Italia, diciamo la Bibbia di 141, Sonia ride, dove ci sono tutte le informazioni, viene indicato tutti i criteri, vengono indicati i mock-up, c'è tutto il materiale a disposizione. Quindi un cambiamento qui comportava un cambiamento magari all'interno del sito e o un'evoluzione dei requisiti tecnici, quindi andare a modificare proprio il CMS, o appunto un'evoluzione nei criteri di conformità, che è quello che vi ho accennato prima, e quindi di conseguenza bisognava o cambiare dei contenuti o andare a intervenire sul CMS. E in questo caso Plone ci ha salvato la vita, perché la sua flessibilità e il team di lavoro hanno permesso di reagire sempre in maniera pratica e veloce alle nuove necessità e alle nuove richieste che il team digitale faceva. Il CMS che noi lo, poi dopo per noi è Io Comune, cioè noi utilizziamo Plone come motore, ma grazie a un'interfaccia volto sviluppata con React abbiamo il nostro CMS che si chiama Io Comune, che è nato precedentemente a queste linee guida del PNRR, ma si è evoluto insieme ad esso, perché grazie all'integrazione dei content type e i requisiti tecnici sempre rispettato, e ovviamente allo team di sviluppo e alla community internazionale, siamo riusciti a mantenere il passo in maniera sempre rapida e efficace, per poi arrivare a casa e portare anche le prime asseverazioni ufficiali per alcuni comuni. Controllo e revisione dei contenuti, che abbiamo detto, quindi non solo interventi tecnici, ma anche un controllo costante dei contenuti. Quello che vedete qui, questa è l'interfaccia lato redattore, tutti i campi sono stati chiaramente ricreati in base a quell'Excel che abbiamo visto prima, che deriva dall'architettura delle informazioni, cioè quindi da come deve essere costruito un singolo contenuto.
Quindi magari il redattore, se faceva un salto magari da una versione plone diciamo precedente più recente, non ha dovuto cambiare di molto, perché magari l'interfaccia era molto simile. Se magari si veniva da un altro sistema, si è ritrovato sicuramente in un'interfaccia di inserimento differente, ma comunque guidata con tutta una index laterale, e quindi anche molto funzionale non solo lato cittadino, ma appunto anche lato operatore del comune stesso. Quindi Polone, la suite per la PA, le possibili integrazioni. Adesso quello che volevo farvi vedere è come poi siamo riusciti ad affrontare, con alcuni casi specifici, non scenderemo ovviamente nel tecnico, e come abbiamo affrontato delle varie integrazioni con anche altri fornitori, perché grazie alle API di Plone siamo riusciti ad integrarci con applicativi anche proprietari di altre aziende in maniera estremamente facile e funzionale. E quello adesso a parte un po', ho osato un pochino con il triangolo impossibile, però era per farvi capire come con il motore di Plone dietro noi siamo riusciti a costruire una suite per la PA open source, completamente componibile, che va da Io Comune, che è il CMS, per poi passare all'agenda prenotazioni e al portale dei servizi digitali. Ovviamente tutto sempre open source, perché infatti Io Comune e Plone sono nel portale software open source di interesse per la pubblica amministrazione, quindi c'è la repository ufficiale con tutta la documentazione ed è possibile scaricarlo con licenza GPL. Allora, vediamo i primi esempi di integrazione. Qui abbiamo il comune di Novellara, in questo caso parliamo ovviamente sempre di enti locali, quindi in questo caso noi come fornitori avevamo in incarico la parte sito web, quindi abbiamo utilizzato Io Comune e Io Prenoto per l'agenda delle prenotazioni. Qui cosa c'è? La parte di cittadino attivo è gestita da un altro fornitore, quindi tutta l'area riservata, autenticazione speed e la gestione delle pratiche avviene su un portale completamente separato e diverso. Che cosa chiede però la misura 1.4.1? Che le interfacce siano identiche, quindi anche se si va da una parte all'altra il cittadino non si deve accorgere che passa da un applicativo all'altro, se non ad eccezione del sottodominio che può diventare servizi.comune eccetera eccetera. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto, sfruttando l'API di Plone, passiamo fondamentalmente, scusatemi ma questo tempo mi ha già segato la gola ovviamente, e la prima integrazione abbiamo alimentato facciamo alimentare l'header e il footer all'altro applicativo tramite le nostre API. Quindi se un redattore, cosa che si augura non faccia, perché comunque per le linee guida non bisogna cambiare il menu di primo livello, ma se cambia il menu di primo livello cambia automaticamente anche sull'altro applicativo, idem il footer. Quindi questo insomma è sicuramente un punto molto forte, perché non comporta insomma un costante monitoraggio della situazione. L'integrazione 2 è il single sign-on, cioè Io cittadino, cioè non Io cittadino il nostro portale dei servizi, ma io Nicola Marigalli come cittadino mi autentico con Speed sul portale dell'altro fornitore, vado a prendere una prenotazione, non devo reinserire i miei dati, quindi ritrovo fondamentalmente compilato nome e cognome o comunque i dati di interesse che decidiamo di prendere da Speed. Questo, oltre che essere comunque un requisito delle linee guida, è comunque estremamente utile e funzionale, perché come persona non devo reinserire i miei dati che ti ho già dato, quindi è sicuramente molto utile. E l'ultima integrazione ovviamente sono l'elenco delle prenotazioni che io ho fatto, ovviamente solo come autenticato, perché altrimenti non potrei tenerne traccia. Passiamo le nostre prenotazioni all'altro applicativo, perché questa che vedete qui non è non stiamo vedendo Io Comune e Plone, ma stiamo vedendo l'interfaccia gestita da un altro fornitore con un suo applicativo proprietario, e noi dialoghiamo con l'API in maniera estremamente funzionale e soprattutto sicura. Un altro esempio di integrazione, in questo caso è il nuovo circondario emolese. Qui abbiamo avuto in incarico la gestione di tutto il pacchetto, diciamo, della misura 1.4.1, e abbiamo creato un'integrazione con un sistema di protocollazione. Quindi praticamente il cittadino cosa fa? Si autentica, chiede, non so, qua adesso c'è una richiesta di pubblicazione matrimonio come esempio di servizio, il software via API, il software di protocollazione riceve la nostra pratica e gli assegna un numero di protocollo legale, e quindi non ci sarà bisogno di protocollare manualmente la richiesta del cittadino, ma gli operatori del comune troveranno sempre all'interno del gestionale tutte le pratiche già automaticamente protocollate, compresa la chiusura anche della pratica stessa. E un altro esempio ancora è un distretto ceramico, dove anche qui abbiamo gestito sito web e prenotazioni, quindi anche in questo caso c'è un altro fornitore ancora, non lo stesso di Novellara, quindi c'è un altro fornitore ancora
con cui abbiamo usato lo stesso approccio, quindi API, prenotazioni e via dicendo. Ma qui cosa abbiamo fatto di più? Con le prenotazioni ci siamo riusciti ad integrare con il totem di gestione code, quindi negli uffici, adesso non in tutti i comuni del distretto, ma alcuni degli uffici che utilizzavano quel sistema di gestione code, il cittadino prenotando da noi, poi arrivando nella sede, non so, dell'anagrafe, avrà poi lo stesso numero di prenotazione e gli operatori avranno poi l'elenco giornaliero di tutte le prenotazioni salvate con lo smistacode automatico. Ecco, quindi anche questo, insomma, è stata un'integrazione molto funzionale e lo stiamo facendo anche per altri comuni e con fornitori diversi, sempre grazie alla possibilità di comunicare via API. E qui poi dopo abbiamo due rappresentanti dell'UCMA che potranno sicuramente raccontare la loro esperienza diretta. In questo caso sempre io comune, io prenoto, Plone quindi, e servizi da altri fornitori. Qui invece abbiamo integrato con Comunichiamo la parte di segnalazioni, cioè quello che vedete qua, questa è una pagina di Plone, di Io Comune, ma questo form qui non è da noi, cioè questo viene generato da Comunichiamo direttamente, quindi il cittadino fa una segnalazione di servizio e tutto verrà gestito tramite l'applicativo di Comunichiamo dall'operatore che si autenticherà nella sua area e quindi c'è questo, anche in questo caso l'integrazione è stata estremamente vincente, funzionale e molto apprezzata. Ok, allora, ci sono quei tempi, sì. Conclusioni, prospettive per il futuro, le possibili evoluzioni di Plone, quindi la sua grande adattabilità, che abbiamo visto, insomma, ci ha salvato più volte, ma soprattutto arriva il modello per le ASL, e quindi però poi questo lo affronteremo in un altro talk, ci sarà poi anche un talk dedicato direttamente di ASL Ferrara e la conclusione ovviamente, ma prima veniamo alla grande adattabilità, questi li ha citati anche Stefano poco fa, e in questo caso anche qui la base di partenza è Plone con un'interfaccia volto dietro, quindi non è il mio comune ma è qualcosa di simile ed è il portale della GDF. Questo poi anche qui ci sarà un talk dedicato, è un nuovo portale delle pari opportunità della regione Emilia-Romagna. L'ASL Ferrara, ne parleremo dopo in dettaglio del percorso che ha fatto pre-linee guida, quindi precursori, e poi sono arrivate le linee guida ufficiali del Dipartimento. E vedete anche Visit Modena, in questo caso un portale di informazione turistica, quindi anche la grande versatilità proprio di contenuti, non solo per forza siti a forte impatto istituzionale, diciamo così. E la base dietro è sempre Plone, è sempre quella, e ci permette di agire, vedete, con grandissima libertà. E ovviamente, adesso poi questo è lo spoiler dei talk successivi, arriva il modello di ASL, ora non esiste ancora il CMS dedicato al modello di ASL, ci stiamo lavorando, ma con tutto quello che vi ho raccontato, arrivarci sarà sicuramente, non dico facile, ma ci aiuterà, insomma, perché abbiamo già incamerato molta esperienza, ma soprattutto abbiamo visto che lo strumento si adatta in maniera molto agile ai cambiamenti e soprattutto rimane estremamente funzionale anche per i redattori. E quindi, giusto per chiudere, abbiamo visto la grande versatilità di Plone, non lo ripeto più perché sennò sono noioso, la possibilità di integrazioni sia in che out, anche questo vincente, estremamente utile, e grazie all'evoluzione costante della community ma alla collaborazione diretta di team e enti, insomma, siamo riusciti a portare a casa questo obiettivo, insomma, che non è stato facile durante quest'ultimo anno, insomma, ci sono stati dei momenti anche un po' di fatica, però è stato molto bello poter dire di avercela fatta, e soprattutto quando sono arrivate le prime asseverazioni è stata una bellissima soddisfazione, e questo grazie anche a Plone. E io direi che ho chiuso il giro per questo primo intervento. Qualche domanda per Nicola? Però un po' cattivi, un po'... Perché? Ma così... Però se non fate domande poi ve le faccio io dopo la fine, quindi fate attenzione.